Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Ciò significa che ci ha creati liberi. La libertà è un grande dono che, come la salute, si apprezza solo quando non si ha più. Tuttavia, la libertà si riduce con il peccato, come si può vedere con i vizi. Infatti, i vizi riducono la nostra libertà interiore, invece la tirannia riduce la nostra libertà esteriore. La migliore forma di lotta per la libertà è vivere una vita virtuosa, che ci faccia spezzare le catene schiavizzanti del peccato. Infatti molti chiedono la libertà mentre sono schiavizzati, per esempio, dalla droga, dalla pornografia o dall'alcol. Allo stesso tempo dobbiamo lottare affinché nel nostro paese ci sia vera libertà, ci sia democrazia. Quindi il proposito di questa settimana è ringraziare il Signore per la libertà interiore, lottando contro i vizi che ci possono schiavizzare per mezzo della confessione, il rafforzamento della volontà mediante la penitenza. Ringraziare la libertà pubblica facendo in modo che la democrazia si rafforzi e per questo non appoggiare i partiti politici che per la loro ideologia comunista propugnano un eccessivo interventismo dello Stato.